Ciao popolo blu cerchiato! Altra vittoria, 3-0 sul Cagliari, mamma mia, cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire su una partita del genere? Normalmente uno non dovrebbe neanche farlo un video del genere, perché cosa si può dire su un 3-0? Non c'è stata partita, invece no, invece ci sono mille cose da dire. Io ragazzi sono sbalordito, cioè com'è migliorata la squadra? Mamma mia, cioè il primo gol è stato proprio calcio champagne, cross di Augello, sbagliato ma... Comunque l'idea c'era, il cross è stato preso da Linetti che si è girato bene, contro cross per Iancto che fa la da sponda di testa, arriva Gabbiadini di testa e gol, subito. Pronti via, così dopo 10-11 minuti. Vabbè. Già da subito si capisce che la Samp deve e vuole vincere. Per il resto partita straordinaria. Cagliari ci ha provato un po', un Andez non male ma... Poca roba, Odero sempre presente, a parte quell'uscita che mi ha spaventato a inizio partita, però è stato bravo a riprenderla subito, quindi grande anche Odero. Cosa c'è da dire? La difesa ha difeso benissimo, hanno aiutato tanti terzini sulle fasce. Cosa c'è da dire ragazzi? De Paoli? De Paoli un treno, non si è fermato mezzo secondo. E poi Bonazzoli, mamma mia, recupera palla a centrocampo, si fa tutta la metà campo avversaria, caccia di incrociare, 2-0 contropiede, fa tutto da solo. Io, vabbè, sorpreso. Poi, vabbè, inizia il secondo tempo su 2-0 e dici, vabbè, magari la gestisci con calma. Non è che tieni il pallone tutto tu, perché quando fai così non ha neanche senso giocare. Però non te la rischi troppo, magari stai un po' su senza fare miracoli, invece no. Un cross... Ancora di Iancto, ragazzi, Iancto ha fatto due assist e Bonazzoli di nuovo, grande fede, Bonazzoli in spaccata 3-0, mamma mia. Poi, allora, mettiamo in chiaro una cosa, Bonazzoli che esulta, non è Bonazzoli che esulta come Mbappé, è Mbappé che ha preso il vizio tempo fa di esultare come Bonazzoli, quindi, caro signor Mbappé, è... Rispetto per Bonazzoli, al quale hai rubato l'esultanza. Detto questo, una prova straordinaria, a parte quello che dicevo prima di Audero, ha fatto un'altra grandissima parata, è stato molto attento, centrocampo ha girato tutto bene, e sono veramente contento di vedere questa Samp. E io penso che Ranieri abbia fatto veramente qualcosa di spettacolare, ragazzi, perché pensiamo com'era la Samp inizio stagione. Mai l'abbiamo visto giocare così, mai. Adesso veramente Ranieri ha proprio lasciato il suo marchio di fabbrica, proprio ha preso il timbro, pam, così sulla testa dei giocatori, ha detto fate così, punto, punto. Io prima del lockdown, quando vedevo le partite della Samp, Ranieri, ma come nessuno lo sentiva mai, tutti dicevano vabbè, Ranieri è un grande allenatore, perché i risultati si vedono, ma non l'abbiamo mai sentito. Ragazzi, ma che grinta ci mette Ranieri? Cioè, Ranieri è uno che oltre alla tecnica ti sprona in campo ed è quello che serviva a sti ragazzi per giocare meglio, finalmente. Ricordiamoci che abbiamo comunque un gruppo giovane di giocatori. Adesso la media esatta, precisa, non la so. Ma io penso che siamo tra le prime 5-6 del campionato in base alla media età, all'età media della squadra. Bassa. E che dire, io sono contentissimo della doppietta di Bonazzoli perché ragazzi... Adesso non voglio esagerare, non voglio dire sperare che diventi il prossimo Del Piero, il prossimo Totti che rimane a vita, ma mi piacerebbe diventasse il prossimo Marco Di Vaio, per dirne uno, capitano del Bologna, non so chi se lo ricorda, comunque un buon attaccante che ha fatto tanti gol in Serie A e che è rimasto fedele alla squadra. A me quello piacerebbe vedere, un ragazzo giovane, italiano, che si affeziona alla squadra e che rimane. Magari parlo un po' troppo presto, magari adesso sono anche preso dall'euforia, però a me piacerebbe vedere, visto che tra... due anni abbiamo trovato i calcoli, scusate, tra poco più di due anni ci sono i mondiali, mi piacerebbe tantissimo vedere uno della Samp con la maglia della nazionale e magari che ci fa pure vincere il mondiale, magari, ripeto, sto sognando, però mi piacerebbe tantissimo. Se non è Bonazzoli mi va bene anche De Paoli, mi va bene anche Audero, ma almeno un giocatore della Samp in nazionale da titolare lo vorrei tantissimo. E questo gruppo c'è, questo gruppo sta andando benissimo, importantissimo ragazzi. Siamo a più 9 sul Lecce. Adesso, discorso importantissimo. Se la prossima giornata la vinciamo e Lecce la perde, automaticamente siamo aritmeticamente salvi, perché andiamo a più 12 a 4 dalla fine. Abbiamo gli sconti diretti a nostro favore, quindi chiaramente
A noi basta vincere, perché la prossima settimana siamo, cioè prossima settimana, tra 3 giorni siamo contro il Parma, mentre Lecce non ha, ho visto ieri, non mi ricordo contro chi è, Lecce non ha obiettivamente possibilità di vincere. Non ho capito, con chi è che gioca? Ah, è vero, col Genoa. Cari amici del Genoa, buona fortuna!